1 giugno 1307. Muore sul rogo Fra Dolcino da Novara. Predicatore e millenarista, Dolcino profetizzava la fine del dominio della Chiesa dei Papi e l'avvento di un nuovo periodo di pace e armonia dopo le degenerazioni del potere temporale. Alcuni teologi della Riforma hanno visto in Dolcino un loro antesignano e nella liberazione del Nord Europa dal giogo papale l'adempimento della sua profezia. E urlava: contadino, per Dio, stai sotto il sole all'alba, la tua gioia è grande, la soddisfazione di essere la prima rugiada per la terra che tu fai generare. Tu sei la nostra vita, ma adesso smettila di lavorare, hai lavorato già dall'alba, adesso c'è il sole che è a picco, vai sotto un albero, stai tranquillo, riposati, perché va a finire che ti viene il coccolone. E no, devo lavorare ancora, devi lavorare. E perché? Non ti basta tutta questa terra? La terra che hai coltivata basta per te, per i tuoi figli, per gli amici, per me che ti vengo a trovare. Per il padrone, devi lavorarla per il padrone. Che padrone, scusa? C'è un padrone della terra, non lo sapevo. Io ho letto il Vangelo e la Bibbia e non ho mai sentito dire che Gesù Cristo, il Padre Eterno, abbiano distribuito mai un pezzo di terra a qualcuno piuttosto che a un altro, al tizio piuttosto che a Caio. No! Coglione di un contadino, ma non hai ancora capito? Il padrone è furbo e veloce, è arrivato lui per primo, ha segnato, ha chiuso, è mio, quella è mio, quella terra lì è mio, il bosco è mio, il fiume è mio, è tutto mio, Dio me l'ha dato, guai che me lo tocca, ho il contratto firmato da Dio, sai leggere tu? E allora cosa vuoi da cercare? Apri la testa, contadino, gridava. La terra è di chi la lavora. Pensate, nel Medioevo andare in giro a dire ai contadini che la terra è di chi la lavora, da incoscienti dirlo ancora oggi, figuratevi nel Medioevo. Infatti l'hanno preso e l'hanno bruciato vivo. L'hanno bruciato vivo lui e tutta la sua banda, 13 altri. Si chiamavano insaccati perché si vestivano con un sacco, facevano dei buchi per le braccia, uno per la testa e quello è il loro abito. Se ne salvò uno in particolare, uno solo, dice qualche cronaca. Fra Dolcino. Fra Dolcino era un soprannome, non era dolce come aspetto soprattutto, aveva una barba nera, era un gigante, era un armadio con la testa. E le cronache raccontano che forse proprio per questo si salvò dall'essere preso e messo in catena dagli sbirri. Potete immaginarvi uno sbirro che arriva: Fra Dolcino, sei in arresto?